Buongiorno a tutti, giovedì 27 agosto 2020. Io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, e con me oggi, appuntamento del giovedì, c'è Giuseppe Lauria. Eccoci qua tutti e due. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Stefano e ben ritrovati a tutti, è sempre un gran piacere. Esatto, questo appuntamento è un appuntamento al quale io e tu anche, ovviamente, teniamo molto e anche voi tenete molto, che iniziamo a ricevere un ottimo feedback, no? Dopo qualche mese dall'inizio di questo appuntamento che sta crescendo, ed è un appuntamento dove noi parliamo con Giuseppe in modo approfondito, nel senso che Giuseppe ha tantissime apparizioni, è con me in Market Briefing, l'avete visto su Finanza Now, la nuova televisione Giuseppe Di Vittorio, l'avete visto sulle fonti TV, c'è l'articolo su investing.com che viene ripreso anche dal blog dei broker. Ci sono tante occasioni dove però per limiti di spazio o di tempo bisogna andare un pochino sul sintetico. Ecco, l'appuntamento del giovedì sta diventando un appuntamento fisso molto apprezzato proprio perché dà modo a Giuseppe di esprimersi e di dare tutte anche quelle sfaccettature, approfondimenti alle analisi che sono poi una delle caratteristiche della sua figura di analista, che abbiamo imparato ad apprezzare, ad amare, perché davvero io adoro le tue analisi come tantissimi di voi. Tra l'altro, oggi è una giornata fantastica per molti motivi, perché ieri c'è stato un rialzo della soia bruciante, e poi ce ne parli, è tornata sui livelli pre-Covid, vogliamo anche capire un pochino bene la ragione, se è stagionale, se era previsto, se è in attesa o quello che è. E poi, altro tema importantissimo, l'oro ha ripreso un pochino a salire, tra l'altro sulla soia, un po' come sull'oro, un po' come sul petrolio, ci sono voci di acquisti, stoccaggi grossi da parte dei cinesi, lo hanno fatto sull'oro, lo hanno fatto sul petrolio, cioè approfittano dei prezzi Covid, prezzi un pochino da saldo, hanno approfittato e adesso ci ritroviamo l'oro in zona 2000, la soia che ha superato i massimi pre-Covid. E poi ci parlerai anche del petrolio, perché sicuramente è una delle grandi scommesse. Ecco, rispetto al ritorno da settembre alla situazione di normalità, a vedere se ci sarà o meno una recessione, un impatto forte a livello economico e a livello globale, che quindi avrebbe sicuramente un riflesso sul prezzo del petrolio e poi anche sui prezzi. Ecco, Giuseppe, quindi io sono molto molto contento ancora una volta di introdurti e di accompagnarti in questo appuntamento del giovedì. Vi ricordo, tutti i giovedì siamo con Giuseppe qui alle 10:30. Insieme a Giuseppe c'è l'appuntamento poi del martedì, dopo vi lascio tutti i link in chat, insieme a Paolo Belvederese e Gianluca Beccaria, sempre alle 10:30, molto amato. Nel frattempo vi state collegando, buongiorno Vincenzo, buongiorno Giorgio, benvenuti. E poi settimana prossima, ci tenevo a segnalarlo, riprende anche Tony Cioli Piviani con i suoi appuntamenti didattici e in particolare Tony sarà con noi il mercoledì alle 5:30. Tra l'altro il primo webinar che farò io insieme a Tony, un po' come faccio con Giuseppe, un po' come faccio con Paolo e Gianluca, sarà un po' un riassunto di quello che è successo durante l'estate, ma soprattutto in questi ultimi giorni, perché stiamo vedendo anche un Nasdaq parabolico delle salite dei titoli tecnologici davvero da euforia, e quindi vogliamo capire, e chi meglio di Tony può darci una mano per capire bene quello che sta accadendo. Ma Giuseppe, partiamo subito. Che materia prima hai scelto per prima oggi? Che Possiamo commodity? iniziare dal petrolio perché anche lì ci sono delle notizie Sì. fresche da Ottima dover scelta. Allora, vai col raccontare, petrolio, insomma. condividi lo schermo se vuoi. E nel frattempo, benvenuti a tutte le persone che si stanno via via collegando. Per le domande, come sempre, nella chat YouTube, se siete in diretta, oppure sul sito di iBroker, rispondiamo anche durante, lo staff iBroker risponde anche se state guardando la registrazione. Quindi trovate una chat che è sempre presidiata e lì potete fare tutte le domande. Petrolio, condividi lo Prego. schermo se vuoi. Nel Ok, frattempo, allora partiamo pure, vediamo già il eccoci. grafico del crude oil. Prego. Perfetto. Perfetto. Allora, il crude oil, come sempre, abbiamo già evidenziato in diverse occasioni, sta sostanzialmente
quasi latentemente ingabbiato in questa sorta di trading range monitorato da più e più settimane, ma allo stesso tempo sta dando comunque dei segnali, delle indicazioni di leggera ripresa e sta formando, sta creando io lo intendo come quasi una sorta di supporto per il medio-lungo periodo. Chiaramente bisogna che una serie di elementi, fattori macroeconomici, la ripresa della domanda, insomma una serie di elementi che sono assolutamente preponderanti, assolutamente fondamentali per la ripresa della domanda. Cosa è accaduto? Allora, sicuramente bisogna dire che l'accordo commerciale tra USA e Cina, ecco, la conferma della fase 1, proprio in questi giorni, notizie fresche di stampa, hanno alimentato, anche questo è un elemento da non sottovalutare, hanno comunque alimentato questa leggera ripresa in aria. Abbiamo visto che abbiamo toccato i 43 dollari al barile, anche se, attenzione, proprio nelle ultime ore c'è una notizia molto molto particolare che segnalano alcuni organi di stampa. Al centro della questione c'è la zona del Mar Cinese Meridionale, dove secondo la Cina si è verificata una intrusione da parte di un aereo spia americano in quel territorio. Insomma, è una questione, qui dovrei riaprire tutti i miei approfondimenti relativi e tutti i miei discorsi relativi ai rapporti tra i due paesi. È una situazione che spesso, lo diciamo, fa davvero impallidire e dà sicuramente fornisce e scatena dei contraccolpi anche all'interno non solo dei mercati, degli indici, quindi dei mercati azionari, ma anche per quel che riguarda determinate materie prime. Una situazione quindi che fa assolutamente impallidire, altro che io avevo paragonato Trump e Xi Jinping ai duellanti di Conrad, il famoso romanzo di Joseph Conrad, ma qui altro che duellanti di Conrad, siamo ben oltre, e ripiombano a gamba tesa, senza dubbio, gli ultimi testi che ho letto di recente, quello di che ho indicato anche nelle passate occasioni, nei passati webinar. Mi riferisco a quello di Graham Allison oppure quello di Kerry Brown, che mettono in luce proprio i rapporti tra queste due potenze. Perché dico questo? Perché è sicuramente l'interesse per il petrolio è un interesse che parte addirittura, va intercettato dalla scoperta addirittura del primo pozzo nella famosa cittadina di Titusville in Pennsylvania. Ci troviamo in America, nel 1859, dove fu intercettato appunto il primo pozzo di petrolio. Beh, da lì l'interesse sostanzialmente è partito. Penso ad esempio agli interessi in particolari territori dove è presente l'oro nero, che ha visto protagonista anche la nostra Italia dal punto di vista storico. Mi viene in mente ad esempio quello che è accaduto durante i primi anni del Novecento. Addirittura il governo Giolitti andò ad effettuare una sorta di invasione nei territori libici, andando nelle città, sbarcando nelle città di Tripoli, Tobruk, insomma una serie di elementi storici che pongono al centro dell'attenzione l'interesse per l'oro nero. In quel caso per l'Italia fu assolutamente una guerra che risultò un pessimo affare, ma si possono raccontare tante tante questioni relative ad aneddoti storici, a situazioni storiche, come tutto quello che riguarda ad esempio il territorio dello stretto di Hormuz. Ma per non dilungarmi, altrimenti rischierei di andare ben oltre, anche se non abbiamo
stabilito diciamo determinati limiti di tempo, però è chiaro che rischierei di dilungarmi davvero, davvero tanto. Ritornando a noi, cosa sta accadendo? Un aspetto fondamentale che ha alimentato, che sta alimentando non solo delle tensioni e delle forti preoccupazioni, ma che ha alimentato anche una crescita del prezzo del petrolio. Attualmente ci troviamo in area 43,36 dollari al barile. L'altro aspetto fondamentale, anche qui una notizia che risulta davvero, davvero, tiene un po' con il fiato sospeso molti operatori del settore, è quella relativa che arriva dagli Stati Uniti, dove, ed è quella, chiaramente mi riferisco all'uragano Laura, che minaccia non solo il territorio del Messico con un serio rischio per determinate raffinerie ubicate proprio in quel territorio, ma anche territori come mi viene in mente ad esempio la Louisiana, dove è presente il famoso Henry Hub, quello che è riferimento diciamo del prezzo del natural gas. Poi approfondiremo anche questo aspetto. Bisogna per capire la situazione, che è molto molto tesa, si calcola sostanzialmente che nella zona interessata dall'uragano è diminuita la produzione di circa il 90%, parliamo, detto in cifre, di poco più di 1,5 milioni di barili giornalieri. Questo è un aspetto di non poco conto, perché la preoccupazione relativa all'uragano Laura praticamente ha creato anche una crescita, e qui faccio vedere il grafico, della benzina quotata negli Stati Uniti. Praticamente la crescita è stata molto molto importante negli ultimi 4 giorni, addirittura siamo arrivati a 1,44 dollari per gallone. Questa è un'unità di misura che fa parte del sistema anglosassone, che equivale a circa 3,78 litri, quindi questo per capire come un aspetto così importante e preoccupante sta influendo non solo sul petrolio, anche lo vedremo dopo sul natural gas, ma chiaramente anche su, ho fatto l'esempio della benzina perché proprio questa mattina sono andato a verificare la quotazione di New York. Per quanto riguarda le relazioni e i rapporti tra USA e Stati Uniti, questo è un aspetto che ricade anche sul petrolio, è bene ricordare che la fase 1 vede impegnata la Cina negli acquisti di prodotti energetici, quindi anche per quel che riguarda il petrolio, pari a circa 50 miliardi di dollari, e si prevedono notizie lette proprio in questi giorni, comunicate, diffuse proprio in questi giorni, sono in partenza, ecco, fondamentalmente dagli Stati Uniti circa 20 petroliere che nel mese di settembre dovranno trasportare un certo quantitativo di petrolio dagli Stati Uniti alla Cina. Questo per far capire come i rapporti tra le due potenze vanno ad incidere sulle stesse materie prime. Tornando nello specifico sul petrolio, oggi, insomma, come non mai si vive una continua e fervente attesa nella speranza di un miglioramento delle condizioni del mercato. Di recente è stata la stessa OPEC Plus ad evidenziare le difficoltà che sta subendo il petrolio, soprattutto mi riferisco dal lato della domanda. L'OPEC Plus, abbiamo detto, questa crescita che c'è stata negli ultimi mesi è sostanzialmente frutto, se vogliamo, della politica adottata dall'OPEC Plus. Ricordiamo i 9,7 milioni, la riduzione a 9,7 milioni di barili giornalieri fino a tutto il mese di luglio. Attualmente siamo a 7,7 milioni. Insomma, l'OPEC Plus ha sicuramente alimentato la crescita del prezzo. Ci troviamo in questo trading range
direi anche abbastanza estenuante. Abbiamo un supporto in area, si è formato un supporto in area 39-40 dollari al barile, questo è un supporto molto importante da monitorare. Abbiamo, vediamo graficamente, finalmente abbiamo già da diversi giorni in realtà ricoperto completamente questo gap down che si è formato a marzo per tutte le ragioni che abbiamo narrato in queste settimane. E secondo le dichiarazioni, ultime dichiarazioni del ministro dell'energia dell'Arabia Saudita, che ha esortato i membri dell'OPEC Plus a rafforzare la conformità rispetto ai tagli di produzione. Io ho preparato anche una tabella per mettere in evidenza il taglio di produzione che è in essere sostanzialmente. Si può vedere come alcuni paesi, e sono un po' sempre gli stessi, mi riferisco all'Iraq e alla Nigeria, insomma, hanno un po'... l'Iraq ha dato ci sono delle aspettative positive volte all'ottimismo per quanto riguarda il rispetto dei tagli previsti. La Nigeria, insomma, ha sempre un po' fatto un po' il bello e il cattivo tempo fondamentalmente, e questo è un aspetto di non poco conto. Difatti, soprattutto l'OPEC Plus, nello specifico l'Arabia Saudita, tende a monitorare la conformità dei tagli della produzione, che potrebbe tornare, sempre secondo il ministro saudita, anche qui ci sono molti molti punti interrogativi, nel periodo, diciamo, ai livelli pre-pandemia, secondo le ultime dichiarazioni, nell'ultima metà dell'anno. Però anche qui ci sono tanti tanti interrogativi. Fondamentale monitorare, lo faccio sempre, alcuni indici che mettono in luce la situazione un po' del comparto delle materie prime. Abbiamo parlato nel webinar di giovedì scorso del Baltic Dry Index, del CRB Index, insomma una serie di elementi, anche se il Baltic Dry Index non riguarda nello specifico il petrolio ma altre materie prime, però sono tutti elementi fondamentali che consentono di avere una visione un po' più ampia rispetto a tutto quello che sta accadendo. Sul petrolio, la domanda abbiamo detto che è a macchia di leopardo, questo senza dubbio. Come brillantemente ha iniziato il suo ragionamento Stefano, è la Cina fondamentalmente a farla da padrone. I dati EIA sono eloquenti, la Cina, oltre a importare ingenti quantità di materie prime agricole, ha fondamentalmente, nello specifico per quanto riguarda il petrolio, ha acquistato quasi 13 milioni di barili al giorno nel mese di giugno, e ha superato addirittura i massimi di maggio, quando importava circa 11,3 milioni di barili. Questo è un dato eloquente che fa capire come la Cina, insomma, ha iniziato davvero da tempo a ritornare a livelli pre-Covid fondamentalmente. Cosa diversa un po' per quanto riguarda Europa e Stati Uniti. Le prospettive per quanto riguarda la domanda in questi due continenti si differenziano rispetto alla Cina. Abbiamo visto nel giovedì scorso come negli Stati Uniti, durante il periodo della driving season, che precede, quindi che segue il Memorial Day fondamentalmente, è un periodo importante dove tendenzialmente aumentano i consumi, soprattutto da parte dei privati. Questo si è verificato, c'è un aumento, e la stessa Energy Information Administration mette in luce proprio questo aspetto. Cosa ben diversa per quanto riguarda il comparto dei voli, che ha subito un tracollo durante il periodo del lockdown. Addirittura abbiamo visto come l'EIA ha dato delle cifre incredibili: si è passati negli Stati Uniti da 70.000 voli a partire da gennaio, febbraio, quindi la prima parte dell'anno,
un crollo a picco fino ai 20-25 mila, calcolati a maggio, fino a fine maggio. Oggi la situazione sicuramente è un po' più, si avvicina un po' verso un cauto ottimismo, però comunque sicuramente non siamo ai livelli della Cina. Oltretutto, in America, abbiamo visto, abbiamo raccontato un po' tutto quello che hanno vissuto le compagnie dello shale oil, che hanno dovuto, alcune addirittura sono andate in bancarotta, alcune avevano già, diciamo, degli elementi che facevano prefigurare nel periodo della pandemia una situazione di vero rischio. Mi riferisco ad esempio a alcune aziende tipo Chesapeake Energy, che ha sede ad Oklahoma, ha sofferto tantissimo e fondamentalmente ha dovuto subire, una delle tante aziende che ha dovuto subire tutte le conseguenze, ecco, della pandemia, ma questo è assolutamente solo un esempio. Sicuramente hanno alimentato ulteriore cauto ottimismo le dichiarazioni di Saudi Aramco. Anche Saudi Aramco, abbiamo visto le trimestrali, abbiamo visto i contraccolpi che questa stessa azienda ha dovuto subire. Rispetto alla domanda, cosa dice Saudi Aramco? Dice che ci sono comunque dei segnali di apertura da parte delle economie in genere, e stanno fuoriuscendo dal periodo di lockdown. Molto importanti, anche lo abbiamo detto all'inizio del mio ragionamento, le dichiarazioni dell'Iraq, con questa manifestata volontà di rispettare le quote riferite ai tagli della produzione. Quindi certamente siamo assolutamente lontani da tutto quello che abbiamo anche raccontato nei primi webinar, quando nei mesi scorsi, quando alcuni articoli che ho citato, ad esempio quelli dello storico quotidiano Lloyd List, un quotidiano che fu fondato, lo ricordo, nel 1784 nella città di Londra, un quotidiano che è specializzato sulle notizie relative alla navigazione, alla logistica, alle piattaforme petrolifere, i noleggi di petroliere. Quindi, dicevo, tutta una serie di articoli che hanno messo in luce l'enorme quantitativo di scorte che continuavano ad aggiungersi, ad aumentare settimana dopo settimana, che hanno addirittura fatto salire alle stelle i prezzi del noleggio delle petroliere. Si calcolava addirittura in quei mesi noleggi pari a alcune addirittura a 250 mila dollari al giorno, cioè cifre davvero, davvero esorbitanti. Senza dimenticare alcuni articoli, o le foto pubblicate da un quotidiano importante di Singapore, se non sbaglio, The Straits Times di Singapore, che metteva al centro della pagina la foto delle petroliere ancorate proprio al largo delle coste di Singapore, quelle petroliere che sono poi pronte ad attraversare lo stretto della Malacca e quindi andare verso i mercati, procedere verso i mercati internazionali. Fatta questa parentesi, sicuramente non siamo a quei livelli. È lo stesso rapporto Baker Hughes che ultimamente ha segnato, dopo tanto tempo, ha segnato un aumento degli impianti a 183. Eravamo arrivati da, vabbè, la media era 6-700, scesa in maniera energica, prepotente, forte, dura, tanto da segnare la crisi del settore. Addirittura siamo scesi a 172 impianti nel mese di agosto, nello specifico nella metà di agosto, il 14 di agosto, la rilevazione del rapporto Baker-Hughes, numero di trivelle che ha superato addirittura il dato storico del 2009, quando si contarono 179 impianti. Quindi siamo lontani un po', ci stiamo allontanando un po' da quella situazione critica, e lo dicono anche i dati, non solo l'API, ma anche
la stessa EIA che pubblicherà il nuovo dato sulle scorte che sono, diciamo, stanno costantemente diminuendo. L'ultimo dato, anche se meno del previsto, comunque segnala una diminuzione per un ulteriore 1,5 milioni, 1,6 milioni di barili. Quindi la situazione per quanto riguarda il petrolio è ancora un po' caratterizzata da una serie di interrogativi. Dal punto di vista grafico, ricordiamolo, è fondamentale la rottura ulteriore di questa resistenza che si è creata all'interno di questo trading range, che vede appunto un supporto in area 40, 39, 40, questa resistenza che si è formata in area 43. È chiaro che la rottura ulteriore di questa resistenza può generare ulteriori acquisti, ma questo potrà accadere solo ed esclusivamente nel momento in cui c'è un aumento della domanda. La questione è tutta lì, quindi è fondamentale andare a monitorare un po' quello che accade e soprattutto il rischio, e quindi lì la preoccupazione degli operatori, il rischio di un aumento dei contagi può innanzitutto, potrebbe far aumentare, attenzione, adesso bisogna, ecco, sottolineare questo aspetto. Se c'è il rischio di, in caso di rottura di questi livelli, di un aumento importante della volatilità sul petrolio e quindi andare a monitorare anche l'indice OVX, che praticamente adesso è rientrato, è sceso rispetto a dei livelli molto, molto esorbitanti. Abbiamo toccato dei livelli davvero incredibili nel mese di marzo, quando si è verificata questa prepotente discesa. Quindi si potrebbe sicuramente verificare un aumento di volatilità in caso di esplosione di nuovi elementi che danno, e da un lato, una ripresa importante della domanda. Qui ci troviamo di fronte ad una situazione di cauto ottimismo, oppure, e nessuno chiaramente se lo augura, può accadere il contrario. Nel caso in cui ci dovesse essere un aumento dei contagi e quindi addirittura delle chiusure, cosa che a mio avviso spero, insomma, che ciò, insomma, non avvenga, però in questo caso possiamo vedere delle ulteriori discese rispetto a questo supporto che abbiamo indicato e monitorato. Passando ad un'altra materia prima importantissima, che già da settimane ci ha fatto da un lato un po' come dire, soffrire, perché avevamo, io in prima persona avevo delle posizioni che fondamentalmente ho beccato diversi stop, perché non immaginavo che andasse addirittura a lambire i 1,5 dollari per milioni di British Thermal Unit, un livello davvero davvero preoccupante. Siamo scesi, fondamentalmente il natural gas era in discesa dal mese di novembre dello scorso anno, ha toccato dei supporti storici in area 1,68, 1,650, 1,680 dollari per 1 milione di British Thermal Unit, l'unità, lo ricordo sempre, l'unità termica britannica, che equivale a 28,3 metri cubi, fino a lambire addirittura 1,5 dollari sull'ultimo contratto. Praticamente, cosa sta accadendo? Innanzitutto, il natural gas c'è questa situazione preoccupante, che però è rientrato praticamente ai livelli di maggio, e questo è un aspetto di non poco conto, nel senso che dopo questa discesa è risalito per una serie di elementi. Sicuramente l'ultima notizia, quella relativa all'uragano Laura, che minaccia, ripeto, non solo il Messico, ma anche territori come la Louisiana, è proprio in questo territorio, proprio in Louisiana, ha sede, si sono dovuti fermare diversi impianti, e proprio in quella zona ha sede l'Henry Hub, che rappresenta
un po' il punto di riferimento del prezzo del gas naturale negli Stati Uniti. Sul COT, gli ultimi numeri, gli ultimi dati messi in evidenza dal COT la scorsa settimana già evidenziavano un aumento delle esposizioni long, soprattutto da parte dei non commercial. Insomma, questo è anche un elemento che faceva un po' immaginare una ripresa del prezzo. Ripresa del prezzo che ha superato, grazie a questa candela che abbiamo visto energica davvero nei primi giorni di agosto, che ha superato il livello dei $2, un livello che stavamo monitorando, che rappresentava una sorta di tappo, una sorta di resistenza. Ha superato energicamente questi livelli, ma gli elementi fondamentali che siamo andati un po' a monitorare sono stati non solo chiaramente il COT, che è fondamentale. Dare un'occhiata al COT è sicuramente rende l'idea su quello che sta rispetto a quello che sta accadendo, ma non è chiaramente solo il COT da andare a visualizzare. È fondamentale, lo ripeto, questo l'ho detto davvero fino alla noia, monitorare la situazione relativa al clima, il meteo negli Stati Uniti è fondamentale. Abbiamo visto che in alcuni stati americani abbiamo raggiunto in quest'ultimo periodo i 38-40 gradi. Questo cosa comporta? Comporta un aumento della richiesta, della domanda di natural gas, proprio perché i climatizzatori, come abbiamo detto, sono alimentati a natural gas. Le stesse centrali che forniscono energia elettrica sono richiedono, quindi anche lì i consumi elettrici sono è un dato da andare a verificare, andare a controllare, perché quello può generare una crescita o una discesa del prezzo. Quindi abbiamo superato i $2 per milioni di British Thermal Unit. Poi cosa è accaduto? Si è creato un supporto in area 2223, è stato testato e si è creata una successiva resistenza in area 2,4, e ancora una volta questa stessa resistenza è stata superata al rialzo e siamo arrivati a dei livelli molto molto importanti. Avevamo immaginato i 2,6, 2,7. I $2,7 sono stati un po', è un livello che è stato un po' solleticato dalle candele degli ultimi tre giorni, anche se a mio avviso, se dovessero, se ci dovessero ancora comunicare notizie preoccupanti relative alla situazione del clima, e quindi mi riferisco all'uragano negli Stati Uniti, beh, anche questo aspetto sicuramente può generare una crescita del prezzo. Abbiamo detto anche l'importanza del natural gas. Fondamentalmente l'attenzione si concentra da tempo da parte di molti operatori. Abbiamo visto come ad esempio abbiamo parlato addirittura anche di Warren Buffett, che ha acquisito quote importanti di Dominion Energy, che è una delle più importanti aziende del settore degli Stati Uniti. È chiaro che i livelli da monitorare per le ragioni, anche l'export da parte degli Stati Uniti è aumentato, questo è anche un aspetto che sicuramente condiziona in positivo il prezzo, e inoltre anche un altro aspetto, una certa concentrazione del surplus europeo ha contribuito alla salita del prezzo del gas naturale, ma chiaramente ci sono segnali importanti per quanto riguarda l'export da parte degli Stati Uniti. Ricordo che nelle ultime settimane furono addirittura cancellati molti contratti, soprattutto da parte dell'India. La situazione è ci sono dei grossi cambiamenti, c'è una maggiore richiesta e lo vediamo anche chiaramente dal grafico. I livelli che io andrei a monitorare sono questo supporto
in aria 2,4-2,5, insomma, possono essere dei supporti importanti. E questi supporti, vedete che anche la candela giornaliera di quest'oggi ha nuovamente toccato un livello interessante, poi è risalita da questo livello. Io andrei a monitorare questo livello, perché si può creare, un po' come si è creato, avevamo preannunciato un po' sul rame, ad esempio, un'altra materia prima importante, si può creare, si può delineare, data la situazione, anche una sorta di momentaneo trading range che vedrebbe perimetrato il livello del natural gas all'interno dei 2,4 o tra i 2,4 e i 2,6, 2,7. Questo potrebbe essere un livello di supporto, è una resistenza fondamentale da monitorare. Quindi questo per quanto riguarda il natural gas. Prima di passare alle materie, ad alcune materie prime agricole, quindi nello specifico sulla soia, per focalizzare l'attenzione un po' su questa crescita poderosa che ha generato un grande fermento da parte degli operatori, è chiaro che non si può non parlare del gold, di quello che sta accadendo sull'oro. Questa è una vecchia trading line che avevo disegnato, è stata più volte testata, vedete che il prezzo continua ancora a... c'è una sorta di calma, ecco, mettiamola così. Questo rally che si è creato da mesi ha subito, e le ragioni le vedremo, le citerò quanto prima, ha subito una sorta di battuta di arresto per determinate condizioni. Abbiamo detto che il prezzo è aumentato per una serie di fattori macroeconomici, e qui c'è anche tutto il discorso relativo alla domanda, se è da considerare ancora un bene rifugio o meno. In realtà la cosa fondamentale, ecco, un aspetto da non sottovalutare è senza dubbio il simposio organizzato dalla Federal Reserve di Kansas City, che a partire dal 1978, lo ricordiamo, mi riferisco all'incontro dei banchieri centrali di Jackson Hole. Anche lì è importante capire quali saranno le indicazioni dal punto di vista macroeconomico, che possono andare sicuramente a generare, ad impattare non solo sui mercati, sugli indici, ma anche su una materia prima come l'oro. Secondo alcune analisi che proprio di recente ha effettuato Bloomberg, c'è la concreta possibilità di visualizzare graficamente una ulteriore ripresa del prezzo dell'oro. Abbiamo detto che ci sono alcune analisi effettuate non solo da Bloomberg, penso ad esempio a Bank of America, che addirittura parla di prezzi da qui a 18 mesi che possono arrivare a lambire anche i $3,000. Insomma, io sarei molto cauto, anche perché ci troviamo, l'ho detto sempre, in territori inesplorati, però è chiaro che gli elementi sono tutti a favore di una ulteriore crescita del prezzo, che ha superato dei massimi storici importanti, lo abbiamo detto, ha superato i $2,000 l'oncia, dopo aver superato brillantemente quella resistenza che avevamo individuato in area 1775. Avevamo anche immaginato, e anche qui vi invito nella lettura di uno dei miei ultimi approfondimenti, dove ho paragonato l'oro e l'argento come due treni in corsa in attesa di fermarsi a delle fermate ben specifiche per far risalire quei passeggeri che possono continuare e proseguire questo lungo viaggio. Avevamo individuato un supporto importante in area $1,900 l'oncia. È chiaro che c'è un ulteriore supporto anche più giù in area 1870-1860, però è importante monitorare questo primo supporto, e anche questa trend line non è di poco conto, perché se rotta al ribasso è chiaro che si possono inscenare ed innescare movimenti diversi rispetto a quello che io immagino da qui nel medio-lungo periodo.
anche se possono essere delle occasioni di ingresso a mercato in caso di ulteriore discesa. Quindi facendo riferimento chiaramente alle banche centrali, questo è anche un altro discorso che abbiamo fatto più volte, quindi che hanno stampato e che continueranno sicuramente a stampare moneta, molta della stessa chiaramente si è riversata in un bene rifugio come l'oro, e poi diremo se è da considerare ancora un bene rifugio o meno. E qui chiaramente tutto questo chiaramente genera un aumento di inflazione, quindi tutti i discorsi relativi all'inflazione. Torna chiaramente prepotentemente il ruolo delle banche centrali, torna prepotentemente nella mia mente un po' il paragone che brillantemente ha raccontato in uno dei suoi libri scritti da Guido Maria Brera, che addirittura paragona questa politica da parte delle banche centrali, il fatto di stampare moneta, è come la paragona ad una nevicata copiosa che è molto fitta. All'inizio hai l'impressione che tutta la neve, tutto il bianco sia dovunque, ma poi quando smette intercetti e capisci che non è così, la neve si accumula sempre su altra neve. Quindi questa è una riflessione molto molto illuminante e brillante, cioè fondamentalmente bisogna porre molta molta attenzione soprattutto per quel che sta accadendo ad esempio sui mercati americani, cioè lì c'è il serio rischio, così anche come sull'oro ci può essere il serio rischio in caso di cambiamenti di scenari di restare fondamentalmente con il cerino in mano. Questo è il grave problema, ecco. Quindi questa salita dell'oro è setta conseguenza del dollaro debole. Ricordo il ruolo importante del dollaro, che a partire ad esempio da, perché è molto importante, perché storicamente gli accordi di Bretton Woods, che nel 1944, quando all'interno di un albergo della cittadina americana si riunirono praticamente i protagonisti tra il governo americano, il governo inglese e non solo, siamo alla fine della seconda guerra mondiale, cosa si stabilì fondamentalmente? Questi accordi hanno previsto tra le varie decisioni quella relativa al sistema dei cambi, la convertibilità oro e dollaro, per evitare fondamentalmente che ogni paese creasse moneta a proprio piacimento, e per farlo appunto dovevamo avere oro in proporzione alla moneta stessa. Nel 1971, apro questa breve parentesi storica, si pone fine a questi accordi siglati a Bretton Woods quando Nixon, per far fronte alle ingenti spese della guerra in Vietnam, e questo è brillantemente raccontato in molti libri, in molti testi non solo economici ma storici, decise di stampare moneta, anche perché aveva già utilizzato enormi quantità di oro per finanziare la guerra in Vietnam. Quindi chiusa questa breve parentesi che lega appunto il discorso relativo a oro e dollaro, e tornando chiaramente a noi, alla situazione che vede questa fase di calma momentanea dell'oro. L'altro aspetto chiaramente che ha contribuito alla crescita del prezzo sono senza dubbio i tassi di interesse reali nell'economia, le strisce negative. Basti osservare la differenza tra i tassi nominali e l'inflazione, i treasury che non forniscono, non sono appetibili, le percentuali sono davvero poco sopra lo zero, quindi tutte queste situazioni hanno alimentato la crescita, senza dimenticare gli aspetti legati alla natura dei rapporti geopolitici, quindi la incertezza, oltre alle politiche delle banche centrali, vede la questione Cina e Stati Uniti. E anche qui molto molto interessante, lo abbiamo citato per senti Giuseppe una cosa velocissimo, perdonami perché c'è una domanda, poi magari la mettiamo in coda, ecco. Sì. Nel frattempo l'oro sicuramente è un tema importantissimo,
e io vedo anche lì in alto, se vuoi, puoi tracciare unendo i massimi un piccolo triangolo, quindi c'è una compressione di volatilità e volevo mi facessi una sì, riflessione anche su questo. assolutamente, sì. Ecco, tra le domande ti riporto, ma la teniamo in coda, per le prossime settimane quali vedi come due o tre materie prime tra le più hard e le più soft, più interessanti da tenere monitorate. Adesso vediamo il discorso, quindi proseguiamo un attimo sull'oro e parallelamente, come detto, poi vediamo un pochino su cosa nelle settimane a venire dovremo tenere un po' la considerazione. Grazie, Giuseppe. Perfetto. Quindi, dal punto di vista grafico è chiaro che bisogna monitorare questi livelli. Qui sì, certo, si è formato un perfetto triangolo. Anche questa è una figura tecnica da plasticamente, una fotografia proprio tecnicamente, diciamo, perfetta, che può essere utile per prendere delle posizioni. Chiudo con l'oro, ritornando alla domanda dell'inizio del mio ragionamento. Si sta comportando sì o no come bene rifugio? Beh, in realtà sappiamo che ci si avvicina all'oro sempre come una sorta di protezione, di assicurazione. Storicamente, sempre nelle fasi di incertezza, si cerca una sorta di rassicurazione rispetto a delle decisioni su particolari investimenti. Oggigiorno si comporta non solo, secondo me, come bene rifugio, ma soprattutto la crescita è dovuta, a mio avviso, proprio per degli elementi macroeconomici che vedono, che attraggono la gran parte degli investitori. Quindi sì, può essere sempre visto come un bene rifugio, però attenzioniamo sempre quello che accade dal punto di vista dei vantaggi che si possono trarre andando a confrontare l'oro con altri asset, per esempio. È lo stesso Warren Buffett, che oltre al natural gas si avvicina per la prima volta all'oro, la dice lunga sulla situazione, sulla condizione di vantaggio che si può trarre rispetto a questa importante materia prima. Quindi io andrei a monitorare chiaramente anche questo livello in area 2050 dollari, che può rappresentare un supporto, anche qui una resistenza, scusate, anche qui si può creare, come si è creato sia sul silver che sul rame, si può creare un momentaneo trading range che può perimetrare, può creare un nuovo box, un nuovo rettangolo, sia per il gold rispetto al supporto e quindi ai livelli che ho citato, e sia chiaramente anche sul silver. Vedete, anche qui si sta creando un trading range molto molto importante. Sul silver abbiamo detto già in precedenza che ci sono delle motivazioni che segue chiaramente anche l'oro, cioè è sempre stato così, è una materia prima che è richiesta, che ha performato in maniera eccezionale, superando anche, ad esempio, dal punto di vista percentuale, anche lo stesso palladio, che addirittura è arrivato a 2.800 dollari l'oncia. Lì c'è tutto un discorso relativo ad una bolla in corso, però questo per far capire come il silver è riuscito a non solo a rincorrere l'oro, ma ha performato in maniera assolutamente eccezionale. Basta osservare anche alcune aziende, alcuni titoli di aziende che estraggono oro. Penso ad esempio a Fresnillo, che è una delle più importanti aziende, proprio di recente ho visto il grafico, è una delle più importanti aziende del settore, che è ubicata in Messico, e questo la dice lunga sulla performance e sull'attrattività che ha questa materia prima. Anche qui, nello stesso articolo che ho scritto nelle ultime 2 settimane, avevamo immaginato delle prese di profitto, avevamo immaginato una discesa anche dell'argento, monitorando, individuando dei supporti importanti in area 24 dollari l'oncia e il secondo supporto in area 22.
Qui ci troviamo, come stesso discorso dell'oro, all'interno di una fase, mettiamolo così, di un momentaneo respiro, di una momentanea indecisione da parte del mercato in attesa di una nuova spinta, probabilmente una nuova spinta al rialzo che avverrà nel medio periodo all'interno di un trading range che si può formare, si sta formando tra i 26 e i 28-29 dollari per quanto riguarda il silver. Sicuramente non bisogna sottovalutare l'aspetto riguardante il comparto, determinati comparti industriali. Ricordiamo che lo stesso Silver Institute pone l'accento sul fotovoltaico che da qui al 2025 può assolutamente implementare non solo l'importanza come energia rinnovabile, ma può assolutamente implementare la crescita, quindi la richiesta di impianti. Questo può sicuramente ulteriormente trainare anche il silver, che ha performato superando anche il 60% da un anno a questa parte. Quindi i livelli che io andrei a monitorare sono i seguenti. Questo supporto in area 26, un ulteriore, se dove questo è un trading range che si può formare, un ulteriore supporto che in realtà è un primo vero supporto importante in area 24, e chiaramente da questi livelli si può pensare, si può immaginare una ripresa della crescita, quindi questa tendenza long che sicuramente continuerà nel medio-lungo periodo. Quindi la domanda che mi è stata posta, sicuramente oro e argento sono delle materie prime da non sottovalutare, anche perché la tendenza è come molte, non solo delle banche d'affari, ma come la maggior parte degli analisti vedono proprio, data la situazione, dato il contesto, vedono fondamentalmente una continuità nella crescita di queste due materie prime. Quindi io direi che sicuramente vanno monitorate, però bisogna porre attenzione agli ingressi, i timing giusti. Sicuramente se attualmente non si è a mercato, bisogna immaginare di entrare, ecco, questi nuovi ingressi ci Ecco, a possono proposito degli ingressi, Giuseppe, il fatto che l'euro-dollaro nelle ultime settimane abbia fatto sostanzialmente una grossa crescita dell'euro e un grosso indebolimento dell'euro, Sì, no? Circa il 10%, comporta per noi europei un acquisto a sconto di tutte queste commodities, primo fra tutti l'oro, che è quotato in dollari? Cioè è da certo. considerare come fattore? Certo, Stefano, tant'è che se noi andiamo a confrontare, a visualizzare, ad esempio, il grafico del dollar index, vediamo che proprio nel momento in cui si è verificato tra i vari fattori economici, macroeconomici, si è verificato un indebolimento, non solo per quanto riguarda il discorso dei tassi in America e quant'altro. Quando si è verificato l'indebolimento del dollar index, che è costituito da una serie di rapporti, non c'è solo l'euro, lì ci sono anche altre valute, però la maggior parte lì è l'euro che la fa da Circa il padrone, 50%, circa il infatti. 50%. Ebbene, è chiaro che l'indebolimento del dollaro ha creato delle condizioni ulteriori per la crescita dell'oro. Tant'è che quando si è verificata questa importante discesa, questa candela, quindi queste prese di profitto e quindi questa fase short che un po' era nell'aria perché non si poteva immaginare una crescita continua. Esatto. Beh, proprio in quel momento, se andiamo a vedere il dollar index, c'è stata una leggera ripresa del dollar index che attualmente è ripiombato, se non sbaglio, dai 102, 103 del mese di marzo. Adesso non ho qui davanti a me
il dato fino agli attuali 92,93. Questo è il livello del dollar index. Quindi all'ambito anche area 93, quindi è leggermente... 92,89, esatto, per l'esatto. Perfetto, perfetto, ricordavo bene. Quindi è chiaro che se andiamo a vedere, lì la fotografia è il dollar index. Chiaramente l'euro-dollaro è un ottimo grafico da monitorare, che mette in evidenza anche chiaramente la forza dell'euro sul dollaro, e chiaramente andando a visualizzare non solo euro-dollaro ma chiaramente il dollar index, quello è un campanello, sicuramente un campanello d'allarme che ti dice: puoi immaginare di entrare sul dollaro, sull'oro, oppure porre molta attenzione. Quindi assolutamente sì, Stefano, quindi è una domanda e un'osservazione assolutamente tecnicamente pertinente. Poi, detta da te, che sei uno dei massimi esperti da anni e anni e anni, quindi mi hai concesso questo rigore a porta vuota, quindi ti ringrazio, insomma, della domanda, ecco. Passando invece su un'altra materia prima, su un altro metallo, ecco, qui siamo sul copper, sul rame. Qui si sta verificando, e invito gli utenti ad andare ad ascoltare i vecchi webinar, almeno delle ultime due settimane, si sta verificando ciò che avevamo immaginato. E quello che potrebbe accadere anche su gold, sull'oro, e quello che sta accadendo in realtà sull'oro e sul silver. Cioè si sta formando un trading range che ha un supporto in area 2,7 dollari per quanto riguarda il rame, e l'altro livello importante poco sopra i 3. Questo livello era un livello che un po' stavamo attenzionando da tempo, i famosi 3 dollari, un livello che non si vedeva da tempo. La crescita del rame, lo ricordiamo, una crescita importante, costante, molto molto precisa, ha caratterizzato un po' la narrazione, un po' di tutta la storia di questa epoca di vita sospesa, mettiamola così. Beh, questa crescita è dovuta innanzitutto, abbiamo detto, per la richiesta che fa la Cina di questa materia prima, quindi una richiesta da parte dell'economia del dragone. Una crescita dovuta anche alla motivi legati anche alla riduzione per certi aspetti dell'estrazione di alcune miniere. Quelle presenti in Cile sono le più famose, abbiamo sempre ricordato la miniera Escondida, la Codelco, una serie di miniere che fanno sì che il Cile addirittura arrivi a circa 5 milioni di tonnellate all'anno di rame dal punto di vista estrattivo. Abbiamo anche raccontato che addirittura in Cile c'è stato da parte di alcuni parlamentari, alcuni membri del Parlamento, l'idea di addirittura di vendere la Codelco, che è un'azienda che fu nazionalizzata negli anni 70, e questa azienda è un'azienda che è molto molto importante per il Cile, e quindi l'idea di proporre una vendita di questa azienda ha sollevato chiaramente le ire, i punti interrogativi non solo dell'altro lato di un lato del Parlamento del cileno, ma anche di alcuni esponenti dei lavoratori della stessa azienda. Quindi anche la riduzione di estrazione per proteggere i lavoratori dall'aumento dei contagi, ricordiamo che anche il Cile ha subito in rapporto rispetto al numero della popolazione una forte forte numero di contagi, anche di morti in base al numero di popolazione. Beh, tutto questo ha creato caratterizzato la ripresa, e non solo chiaramente, del rame. Quindi i livelli da monitorare anche sul rame, io ho disegnato una sorta di box, in realtà l'avevo già disegnato da tempo, da diverse settimane, quindi posso anche un po' allargarlo, una sorta di box che vede perimetrato il livello di supporto, lo ripeto, in area
2,78 e poco sopra i $3 può rappresentare, nel caso in cui dovesse superare questo livello, potrebbe continuare questa crescita della materia prima. Per quanto riguarda invece, il palladio l'abbiamo visto la volta scorsa, possiamo andare a visualizzare quello che sta accadendo su una materia prima molto molto importante. Anche qui avevamo fatto determinati discorsi relativi non solo alla discorsi relativi alla stagionalità, ai discorsi relativi alla domanda che ancora non riusciva a partire, soprattutto quando ci trovavamo all'interno di questo trading range. Vediamo che la soia è crollata già dal periodo pre-pandemia, ma chiaramente da marzo ha subito ulteriori crolli. Si è formato un importante trading range che ha portato il livello a un supporto storico in area 830, 827, 830 centesimi di dollaro per bushel, un livello che ha continuato per un gran numero di settimane, creando poi un supporto che avevamo individuato in area 860. Questo supporto è stato rotto e si è ritornati praticamente sul livello degli 860, e poi pian piano, per una serie di fattori, ricordiamo che la stagionalità della soia c'è la stagionalità rialzista della soia, va dai mesi di maggio luglio, ecco, quindi ci siamo trovati anche in un periodo di stagionalità rialzista. Per quanto concerne il clima, e questo è un altro elemento da monitorare, da considerare, oltre al rapporto, ai rapporti che ogni mese comunica il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, un rapporto che pone al centro dell'attenzione domanda e offerta, import-export, non solo degli USA, ma a livello mondiale. Il numero di terreni coltivati, insomma una serie di dati, una serie di numeri, anzi forse ce l'ho, lo avevamo visto, eccolo qui, il famoso rapporto WASDE, che questo è quello più aggiornato nel mese di agosto. Ecco, questo è un dato che ha fornito ha generato un ulteriore ottimismo. Il dato sull'export è aumentato negli ultimi mesi, da giugno, luglio e agosto, è aumentato fondamentalmente, e questo elemento ha dato anche un ulteriore supporto alla materia prima, ha determinato, ecco, l'ulteriore crescita, ha fatto superare il livello fondamentale dei 900 centesimi di dollaro. Anche qui era una resistenza che attualmente è diventata supporto, che stavamo monitorando. Incredibile è l'aumento delle importazioni cinesi di soia, che già nel mese di giugno, lo avevamo detto, aveva acquistato dal Brasile un numero record. Perché c'è stato questo aumento? Sicuramente è da considerare anche quello che è accaduto nei mesi addietro, cioè l'aumento del numero di suini negli allevamenti, perché la famosa peste suina africana, lo ricordiamo, aveva decimato, aveva avuto dei grossi, grossi contraccolpi nell'economia cinese, tant'è che aveva iniziato a importare molta, molta carne. La ripresa, anche questo è un elemento che ha determinato l'import in crescita da parte della Cina, e quindi un aumento del prezzo. Questo è un elemento tra gli elementi preponderanti, tra gli elementi principali, se vogliamo, della crescita di questa materia prima. Ricordiamo anche gli accordi della fase 1 che prevedono un rilevante acquisto da parte della Cina nei confronti
degli Stati Uniti. E detto questo, la Cina ha importato in prima battuta dalla Brasile circa 10 milioni di tonnellate di soia, nel mese di giugno, altri 10 milioni di tonnellate nel mese di luglio. E chiaramente questo è determinante, questi elementi sono determinanti, così come l'altro fattore che ha contribuito alla crescita del prezzo è siamo andati ad intercettare fondamentalmente un aumento della domanda a livello globale, tant'è che l'export degli Stati Uniti sono aumentati di circa 75 milioni di bushel, pari ad un totale di 2,13 miliardi di euro, e anche il rapporto mensile WASDE, quindi il rapporto che il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti mette in luce il 10 di ogni mese fondamentalmente, ha fornito questa ipotetica tendenza che si poteva verificare sulla soia, che dal punto di vista grafico può addirittura andare ad intercettare ulteriori livelli importanti, che addirittura ad inizio anno, allargo un attimino il grafico, può anche andare ad intercettare questi livelli, cioè può andare ad intercettare anche i 930 e 940 centesimi di dollaro per bushel. Perché dico questo? Perché ci sono non solo i numeri del rapporto della Dipartimento dell'Agricoltura, ma per il mercato delle commodities mi ha illuminato anche una dichiarazione letta di recente da parte rilasciata dal rappresentante per il commercio statunitense Robert Lighthizer, che esprime grande soddisfazione relativamente agli acquisti da parte della Cina di materie agricole, e fa riferimento sostanzialmente all'accordo della fase 1. Quindi può aumentare la crescita del prezzo fino a questo livello, 930-940, può essere un livello molto importante da monitorare. Dal punto di vista grafico, un supporto, io avevo individuato questo supporto in area 900, che era una vecchia resistenza, un supporto lo si può adesso chiaramente aumentare al rialzo, cioè lo si può spostare al rialzo in area 910-913 centesimi di dollaro per bushel, che rappresentava sostanzialmente una vecchia resistenza che ha caratterizzato un po' l'andamento tra fine febbraio e inizi di marzo. Quindi sicuramente grandi aspettative per la soia, attenzione chiaramente a ipotetiche si possono verificare discese fino ai 910-911 dollari, che possono sicuramente, lo ripeto, rappresentare un importante ulteriore supporto da monitorare. Per quanto riguarda un'altra materia prima importante, anche qui grande crescita, importante, grande ottimismo rispetto al grano. I dati del Dipartimento dell'Agricoltura americano, qui bisognava entrare prima al mercato. Attualmente può crescere il prezzo fino ai 540-550 centesimi di dollari per bushel, però è chiaro che la galoppata del grano è determinata un po' così com'è per la soia, anche per il mais, anche se ci sono delle situazioni differenti, per via di una serie di elementi. Anche in questo caso il Dipartimento dell'Agricoltura americano ed ulteriori report internazionali sottolineavano già da tempo la possibilità di non solo di un raccolto record a livello mondiale, e per il mercato nell'ultimo mese si è registrata una grande produzione, soprattutto da parte degli USA. Ricordo i 14 milioni di bushel, che equivalgono a
circa 27 kg per quanto riguarda il grano negli Stati Uniti, un dato molto molto importante rispetto ai dati precedenti. Notizia degli ultimi tempi, degli ultimi giorni, arriva sempre chiaramente dalla Cina, dove il governo ha deciso di aumentare le importazioni di grano, quindi di frumento, per il fabbisogno interno. Ricordo che l'economia cinese, questo è un aspetto di non poco conto, è il più importante, secondo dati e statistiche, il più importante consumatore di frumento e quindi di grano al mondo, anche se la produzione è comunque una produzione rilevante. Ricordo nuovamente che gli accordi da onorare rispetto alla fase 1 con gli Stati Uniti, e qui si può intercettare, si può intuire che la maggior parte di prodotto importato arriva appunto dagli USA, quindi questo è un elemento fondamentale. Altro aspetto importante da non sottovalutare, così come per la soia, è il fatto che la domanda in Cina è molto elevata e continua ad essere elevata anche per quel che riguarda i mangimi per gli allevamenti. La stagionalità per quanto riguarda il grano, per dare una notizia, mettiamola così, un po' più tecnica, un po' più indicativa per un'operatività un po' più ad ampio spettro, è ribassista tra gennaio e maggio, e al contrario da luglio a fine anno tende al rialzo. Dal punto di vista grafico io andrei a monitorare il supporto in area 515-520, questo è un supporto importante da monitorare, è il livello che può andare a testare nuovamente il frumento e il grano. Può essere appunto questo livello, che in realtà è già stato toccato nella metà di luglio in area 500-550. Anche questo è un aspetto di non poco conto, perché la tendenza, soprattutto da parte della Cina, è di una continuità nell'acquisto di questa materia prima. Cosa ben diversa per quel che riguarda ad esempio l'Europa, dove in alcune zone, leggevo proprio in alcuni report recentemente, la produzione non è stata brillante, penso ad esempio Germania, Francia, insomma ci sono dei fattori e degli elementi contrastanti. Un'altra materia prima, e qui a questo punto potrei chiudere, è il corn, il mais, anche qui. Grande. Esatto, che era anche una domanda, quindi perfetto, chiudiamo proprio con il mais. Grazie. Con il mais. Anche le differenze, se vuoi, appunto. Sì. Allora, per quanto riguarda queste materie prime, è importante io vado a visualizzare anche degli indici, come ad esempio il CRB Index, oppure abbiamo detto all'inizio del mio ragionamento il Baltic Dry Index, insomma una serie di indici che hanno dato già da tempo dei segnali volti all'ottimismo, dei segnali di ripresa, e questo è importante e lo si sta verificando anche sulle materie prime agricole. Lo vediamo, gli ultimi tre grafici sono eloquenti. Anche sul mais, la Cina, secondo dei dati pubblicati di recente sempre dal Dipartimento dell'Agricoltura americano, ha effettuato il più grande acquisto di mais della storia dagli Stati Uniti. Quasi 2 milioni di tonnellate sono giunte dagli Stati Uniti. E qui sempre gli accordi della fase 1 un po' chiariscono questo aspetto. La Cina deve praticamente acquistare, se non ricordo male, dagli USA, rispetto all'accordo commerciale, circa 37 miliardi di dollari di prodotti agricoli. Quindi capiamo bene come questo fattore sia può influenzare l'andamento di queste materie prime. Per quanto riguarda il mais, sicuramente c'è da registrare anche un altro elemento che abbiamo citato in alcuni webinar, che riguarda un crollo netto da 40 anni a questa parte per quanto riguarda la,
la superficie coltivata. Questo è un è sempre nel rapporto, questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Anche questo aspetto ha generato importanti oscillazioni sul prezzo, e questo ce lo dice sempre il rapporto già dei rapporti del Dipartimento, lo preannunciavano già da diverse settimane, confermato dagli ultimi rapporti del Dipartimento dell'Agricoltura. A proposito del COT report, ecco qui, questo è un aspetto che mi piace sottolineare anche per cercare di far capire l'importanza e l'utilità del COT report. Qui praticamente cosa abbiamo verificato, e siamo alla fine di giugno. Perché c'è stata questa importante crescita del prezzo in questi tre giorni? Siamo tra fine giugno e inizi di luglio. Andando a visualizzare il COT report in quelle giornate, molte posizioni a ribasso, quindi queste posizioni che hanno fatto lambire il prezzo in area a 317 centesimi di dollaro, si era creato un supporto importante, molte posizioni sono state abbandonate a ribasso da parte soprattutto dei non commercial, proprio quando sono stati comunicati i dati del Dipartimento dell'Agricoltura americano, che poneva al centro dell'attenzione proprio questa riduzione della superficie coltivata. E qui chiaramente le posizioni da short sono diventate long. Quindi c'è stata un'impennata importante del grafico, del prezzo, che è arrivato a questo livello, che potrà essere, a mio avviso, nel breve ritestato. Siamo in area 350 centesimi di dollaro per bushel. È fondamentale dire che anche per il mais la pandemia ha condizionato fortemente questa materia prima. Difatti si è nei mesi accumulato davvero tanto prodotto, e gli stessi acquisti poderosi da parte della Cina all'inizio non hanno dato impulso al prezzo come molti operatori attendevano. È chiaro che attualmente siamo in una fase di crescita importante del prezzo. Io andrei a monitorare, secondo me il prezzo può essere calamitato su questo livello, 350 centesimi di dollaro per bushel, che può rappresentare una ulteriore importante resistenza che, se rotta, può alimentare ulteriori fasi di acquisto. Un supporto io lo andrei ad individuare dal punto di vista tecnico in area 330-332, che in realtà era una, se vogliamo, una vecchia resistenza che si è trasformata fondamentalmente in supporto. Quindi, per quanto riguarda le materie prime agricole, io ripeto, il suggerimento che do è di andare a dare una sbirciata, mettiamola così, su alcuni indici. Il Baltic Dry Index è indicativo, secondo me è indicativo, anche perché segnala i rapporti tra domanda e offerta, cioè quante il prezzo, anche il prezzo del noleggio delle navi che trasportano queste materie prime, se salgono vuol dire qualcosa, se scendono vuol dire tutt'altro. Tutti questi elementi danno delle indicazioni sulla richiesta delle stesse materie prime. Inoltre, per concludere sul mais, si prevede un aumento, lo abbiamo detto anche nel precedente webinar. Questa è una notizia che fornisce il rapporto del Dipartimento degli Stati Uniti. Si prevede un aumento determinati stati come il Nevada, l'Illinois, il Nebraska, il Missouri, con rendimenti superiori, quindi in rialzo rispetto ad un anno fa. Chiaramente dal punto di vista tecnico, come notizia importante da fornire, viene piantato, per capirci, il mais in America nei mesi di marzo e di aprile. Anche qui discorso relativo alla stagionalità, quindi bisogna saperle queste cose per poter intercettare anche i momenti giusti per entrare in rialzo o in ribasso. Quindi tra marzo e aprile
e maggio, e la raccolta avviene sempre tra ottobre e novembre. Questo è un aspetto anche da considerare. Noi magari potremmo, lo avevamo già preannunciato Stefano, in realtà dovremmo e potremmo organizzare un webinar un po' più informativo dal punto di vista e della lettura dei vari rapporti che vengono pubblicati dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, quindi mi riferisco al rapporto WASD, cioè come più didattico un po' su tutti gli strumenti. Esatto, quindi si legge domanda, offerta, import-export da parte degli Stati Uniti a livello anche mondiale, e poi anche un riferimento al COT Report, ma sicuramente un riferimento, molte domande vengono poste sulla mia pagina Facebook, molte domande sulla stagionalità, secondo te posso entrare, la stagionalità è favorevole, com'è la situazione, insomma, sono tutte notizie che a mio avviso all'interno di un webinar dedicato dovremmo immaginare di costruire insieme, e lo faremo. Sì, sì, assolutamente, a partire da settembre lo faremo, ed è una cosa anche che è stata richiesta, è molto richiesta, certo. Quindi sicuramente utile. E questo rientra appieno nella didattica ai broker, che sta riprendendo alla grande a partire appunto da questo finale di agosto e in settembre ancora di più. Infatti è per questo vi ricordo che con Giuseppe siamo sempre insieme e insieme ogni giovedì mattina alle 10:30. L'altro appuntamento fisso la settimana ce l'abbiamo il martedì con le analisi in ottica istituzionale insieme a Paolo Belvederese e Gianluca Beccaria. E poi settimana prossima, lo ricordo ancora perché è davvero interessante, utile, c'è il webinar che riprende con la, chiamiamola, scuola di trading di Toni Cioli Piovani. Quindi questo sarà mercoledì alle 5:30. Sì, stiamo veramente riprendendo la stagione alla grande. Tra l'altro, annuncio, saremo anche a Invest in Roma, dove ci sarà anche Giuseppe, e quella finalmente sarà anche un'occasione, dato che è stato confermato, per essere insieme anche di persona e finalmente passare qualche momento insieme. Quindi di nuovo grazie a tutti, grazie soprattutto a te Giuseppe, grazie perché a voi, grazie a voi. Esatto, è sempre un appuntamento prezioso. Mi scuso Stefano se ho omesso alcune cose, ma come sempre c'è sempre tanto sì, però ma ci rifaremo sempre. Esatto, è il bello di questo nostro appuntamento del giovedì, dove non dobbiamo rispondere a tempi tecnici. Esatto. E tempi televisivi, e possiamo finalmente approfondire tutte le tematiche legate alle materie prime e alle singole, anche commodities, come abbiamo fatto anche oggi. Quindi grazie a te, grazie a tutti e a presto. Grazie.